Didattica, spazio e tempo sono le coordinate strettamente interconnesse che individuano il contesto di riferimento per i processi di innovazione del movimento Avanguardie Educative. Oggi esistono nuovi e coinvolgenti modi di far lezione, non solo lezione frontale, ma anche laboratori attivi, simulazioni, attività cooperative, esperimenti hands-on, che considerano e valorizzano diverse modalità di apprendimento e permettono agli studenti di diventare costruttori del loro sapere. Mettere in pratica differenti modalità di insegnamento e vivere la scuola oltre l'aula, in ogni ambiente frequentato dalla sua comunità, comporta ripensare gli spazi adottando soluzioni modulari facilmente configurabili, polifunzionali. La variabile tempo costituisce una coordinata fondamentale per sostenere il passaggio dalla scuola dell'insegnamento alla scuola degli apprendimenti. Intervenire sulla distribuzione delle discipline e sull'orario significa creare le condizioni per favorire una pluralità di approcci e strategie laboratoriali che consentono di rendere flessibile il curriculum attorno ai bisogni e interessi dello studente. La comunità di Avanguardie Educative condivide e propaga buone pratiche innovative creando un circolo virtuoso, un processo di formazione e arricchimento continuo in coloro che ne sono parte e in tutti i soggetti coinvolti, generando interesse e nuovi stimoli in docenti e dirigenti scolastici, negli studenti e nei loro familiari. Gli esperti formatori costituiscono un elenco di ricercatori e docenti esperti per IDEA, disponibili a svolgere attività di informazione, formazione, diffusione e supporto alle scuole del movimento Avanguardie Educative.